Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come. Il mese di settembre è ormai alle porte, e con esso l'inizio della nuova stagione televisiva della rete Ammiraglia Rai. E così i fan della prima ora sono ormai da tempo in trepida attesa della soap opera di Rai 1 più amata di sempre, ovvero Il Paradiso delle Signore. Ma ora arriva un cambiamento che la riguarda molto ma molto da vicino. Tanti i cambiamenti approntati nel palinsesto dai vertici di Viale Mazzini, ma uno in particolare ha suscitato un bel po' di scalpore. E uno riguarderebbe anche Il Paradiso delle Signore. I fan spiazzati. Il Paradiso delle Signore, cambio di programmazione. Il Paradiso cambia tutto. Eh sì, l'azienda di Viale Mazzini in questi giorni ha deciso di mettere mano al palinsesto e di apporre qualche sostanziale cambiamento. E uno riguarda anche l'amatissima soap, che sta per giungere sulle nostre TV con la settima e assai attesa nuova stagione. Ma che cosa accadrà alla soap? In pratica andrà in onda prima del previsto. Difatti, se inizialmente il suo fischio d'inizio era previsto per il 12 settembre, ora le cose, per così dire, sono cambiate visto che è stato anticipato al 5. Andrà in onda nella fascia oraria che va dalle 15.55 alle 16.45, al termine dell'appuntamento con Il Salotto di Serena Bortone, con gli ultimi 5 episodi della scorsa stagione, non dunque della settima. Perché questa scelta? È stata fatta con il preciso obiettivo di rinfrescare la memoria ai fan della soap in attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata inedite che andranno in onda a partire dal 12. Il ritorno di Quinto, Anna nei guai. I telespettatori, compresi chiaramente quelli della prima ora, attendono con ansia il ritorno in TV dei personaggi e delle vicende che girano intorno al grande magazzino della Milano degli anni 60. Nelle ultime settimane, i protagonisti della soap opera hanno rilasciato numerose interviste, facendo trapelare che ci saranno tantissime novità. Inoltre hanno preannunciato colpi di scena e persino clamorosi ritorni. Tra questi ultimi, ci sarà quello di Quinto Reggiani, interpretato da Cristiano Caccamo, un giovane attore molto promettente. Stando ad alcuni indizi forniti da Giulia Vecchio, l'attrice che nella soap veste i panni di Anna Imbrani, moglie dello stesso Quinto, sembra alquanto plausibile il ritorno nel cast di suo marito che molti davano per morto. E ciò provocherebbe uno scossone all'interno della nuova coppia di sposi formata per l'appunto da lei e dal bel Salvatore Amato. Salvo diviso tra l'orgoglio e la gelosia. Lo stesso Emanuel Caserio, interprete di Salvo, ha avuto modo di far girare voci sul ritorno dello stesso Quinto. Beh, in questo caso ci sarà un bel po' da fare per Salvo, che dovrà ragionare con l'orgoglio ma anche con la gelosia. Insomma, diciamo che il giovane avrà non poche gatti da pelare. Ma, attenzione, perché non dovrebbe trattarsi dell'unico colpo di scena di questa settima stagione. Non per nulla la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo diventerà socia del grande magazzino milanese e sarà pronta a tutto, ma proprio a tutto, per vendicarsi di Umberto Guarnieri, che l'ha abbandonata per intraprendere una nuova relazione con Flora Ravasi, giovane stilista di Il Paradiso. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.